Nei 64 episodi precedenti, 64 episodi, siamo già al 65esimo, ma quanta roba ti sto regalando, incredibile. Ti ho già parlato di alcune parole che possiamo definire tossiche in un contesto di vendita e in questa puntata voglio porre il focus sulla parola scusa. Questo è un altro termine che sento spesso quando affianco venditori e aree manager anche con diversi anni di esperienza. Perché dici scusa? Sappi che a livello inconscio, il tuo prospect o cliente penserà che hai fatto qualcosa di sbagliato e che ne sei anche consapevole. E se lo penserà, beh, non è proprio una bella cosa. Credimi, non devo certo convincerti che la parola scusa non è funzionale in un contesto di vendita, nemmeno se hai fatto una cazzata. Sì, perché ci sono altri modi per scusarti senza bollare il cervello del tuo interlocutore con questo termine. Infatti, se ci pensi, generalmente chiedi scusa quando hai qualcosa da farti perdonare, giusto? E allora, perché dici scusa quando non hai nulla da farti perdonare? Vuoi un esempio? Tieniti forte, perché lo dici continuamente senza rendertene conto. Ciao Marco, scusa se ti chiamo a quest'ora. Mi confermi il nostro appuntamento di lunedì per definire la nuova fornitura per il trimestre? Oppure... Ciao Marco, scusa una cosa... Capisci quanto è penalizzante questo tipo di comunicazione? Nel business come nella vendita, in realtà anche in qualsiasi altro contesto, partire con il piede giusto aiuta parecchio. E ciò che ti aiuta ancora di più è farti percepire dal tuo interlocutore sul suo stesso livello, almeno dal punto di vista psicologico. Ricordati che la parità negoziale in una trattativa di vendita o quando ti presenti per la prima volta a qualcuno è di cruciale importanza. Infatti, se sei percepito più debole o inferiore, sei destinato a subire. Questo naturalmente riguarda anche se devi dare una direttiva ai tuoi collaboratori. Eh sì, perché la parola scusa ti fa apparire debole. E come puoi essere efficace e persuasivo se utilizzi termini che trasmettono insicurezza e sottomissione? Ok, prendi carta e penna e scrivi. Prendi carta e penna e scrivi. Guarda che ti vedo che non hai carta e penna, eh. Scrivi. La mia comunicazione determina la percezione che il mio interlocutore ha di me. La mia comunicazione determina la percezione che il mio interlocutore ha di me. Quindi, anziché dire ciao Marco, scusa se ti chiamo a quest'ora, mi confermi il nostro appuntamento di lunedì per definire la nuova fornitura per il trimestre? Direi semplicemente ciao Marco, ti ho chiamato per avere conferma del nostro appuntamento di lunedì per definire la nuova fornitura per il trimestre. Me lo confermi? Comunicare in modo efficace non è così difficile, ma ci sembra difficile perché spesso ci piace complicarci le cose. Ti è piaciuto questo episodio? Allora metti il tuo like, condividilo con il tuo network e iscriviti subito al mio canale. Inoltre, se vuoi più strategie di vendita, visita il mio blog per accedere a contenuti esclusivi che condivido solo via email. Se ami la vendita, beh, segui il coach dei venditori.